andate, andate, tanto ve ripiglia a tutti, andate, andate. Mi ha sfidato quello, hai capito? Allora io devo mettere la benzina e ci dobbiamo pigliare un caffè, quindi sì, posso farlo, posso farlo. Mauri, Mauri, chiamalo, ma che te sei collegato, mo? Che palle. Stamattina abbiamo l'onore di avere Maurizio Morini da Alatri, da Ticchiena di Alatri, no, da Alatri proprio. Non mi devi rompere le palle, ti devi sganciare. Si era agganciato l'interfono. Stamattina mi fanno male le braccia, non capisco perché. Maurizio, devi muovere però, dove stai? Perché tu c'hai una moto che non cammina. Facciamo piano perché Maurizio va lento, capito? Però se tu ti avvicini, io ti includo anche nel video, se tu magari tendi a stare un po' vicino. Ah, ci dobbiamo fermare a fumare una sigaretta per avvicinare. Che guaio, che guaio. Fatti vedere, fatti vedere. Ma vuoi venire davanti così ti faccio una ripresa, almeno una? Dai, dai. Ti voglio fare una ripresa, una, ti voglio fare una ripresa, passa, no? Mauri, ma già ti sei perso, Mauri, a Valle Corsa. Mannaggia la miseria, Mauri. Allora, praticamente siamo partiti da Ceccano, siamo arrivati a Valle Corsa, Maurizio già è disperso, ma non è che dici siamo andati correndo, come diceva mia nonna, non è che dici siamo andati, siete di correndo, siamo andati tranquilli, cioè fluidi. Però Maurizio c'ha un problema con l'asfalto, lui, a lui ci piace il terriccio, lo sporco. Eccole, vedo delle lucette viola, blu, arancioni, che cazzo di colore è? A led, a led, vedo delle lucette a led, è lui, è lui. Però io vorrei capire, Maurizio si è avvicinato, lo vorrei vedere un attimo su que... oh, oh, porca troia, vai, no! Arrivi giù, dopo il bar sulla destra ci sta la curva, sull'entrata si mettono i pizzardoni. Come che sono i pizzardoni? Sono quelli che fanno le multe, no? C'è la madama, la madama, la madama, la madama, si mettono là. Però il problema è che tu, no, siccome ci esci largo così non li vedi, capito?
Non li vedi perché stanno proprio ficcati dentro, quindi devi... certo. Dove sta questa BMW? Qua, si mettono là. Però oggi non ci sono, va bene? Vedi? Là? No, quelle sono... Quelle sono telecamere. Il ciccia... è passato là. Ha superato la striscia con la ruota e ci hanno fatto la multa. Ha superato la macchina e si è fermato sulla striscia come si faceva, no? Con la ruota oltre, con la ruota davanti oltre la striscia. Modalità motociclista in genere, no? Iano, non dire stronzate. L'hanno sanzionato. La striscia non va superata, vediamo un po'. Va bene. Capito? Perché qua li suonano proprio, fanno. Ti suonano il violino. Io sono stato occasionato di là. Io pure qua. Non era questa, era quella più verso cosa. Che ho superato e poi mi sono rimesso qua, vedi? Loro mi hanno fatto la multa perché sono due semafori, uno che va a destra e uno che va a sinistra, sti bastardi! 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 Se viene a Ceccano la sera dalle 4 in poi, no, ci sta su al castello, la castello vivente, il presepe vivente, scusa. È bello, ci siamo andati l'altra sera, ci siamo mangiati il boschetto. Ha detto che c'ho fame. Secondo me non è buono andare. È buono? Questa è Civitavecchia, sì. Vedi? Questo è il porto di Civitavecchia che sta a confine con Rocca Sinibalda lì. No. Che ti piace a te? A Maurizio ci piacciono proprio queste strade. La merda. È parecchia questa merda, eh. Bello, occhio che ti disorienti se guardi giù. No, a destra.
vedi, c'è il tizio con la cariola motorizzata. Adesso l'ho salutato e mi ha fatto ciao ridendo, sorridendo, come per dire ciao, non cazziate, ciao. Mi sbatte in terra. Ma sì, ci sono venuto già. Mi sbatte in terra come un capito. Che cosa hai detto? La bruschetta ce la faranno mo? Scusa, no, devo spostare il pullman perché là praticamente qua è tipo lo Stelvio, le curve, le cose, hai visto? Il mini Stelvio. Per chiudere il video della le foto di tutto l'anno, io ce l'ho di tutti gli anni, tutto l'anno. Sì, adesso sì, mi manca quello del 2002, ci abbiamo, hai capito, sì. Maurizio qua. Pure tu lo Stefa? Lo farò. Okay. Solo adesso io devo fare una foto. Se tu però ti apposi, sì? Io faccio la foto. O ti arreposi. Dimmi. No, qua, sì, basta sì. Che ti fermi. Ma non vogliamo fare la foto? Aspetta, non ti dai, spara. Allora, se no mi ci mettevo qua, no? Va bene. Ecco, intanto la facciamo così, vedi? E questa va alla chiusura, questa, no? E chiudi. Sorridi contento, Emilia, come diceva Camillucci. Camillucci dice sorridi contento. È vero, è vero. Sta Porto Maurizio, però quando devo fare foto alla cosa, sorridi contento. Allora, qui siamo al rifugio Pornito. 819 metri sul livello del mare. C'è scritto là. Certo, c'è scritto là, lo so che c'è scritto là. Però non come fu l'altra volta, non è abilitato alla ristorazione. Però nonostante. No, io non so pratico di qua. Conosco il McDonald's qua sotto. Io dico, vogliamo andare a mangiare la mozzarella? Se no poi tu non sei contento. Sono ospite, fate voi. Andiamo da Guido, che è sicuro, dai. Andiamo da Guido, che almeno sappiamo, perché poi ci sta. Come il signore dell'altro, ma lei è il proprietario. Ah, ci sta, è cambiato tutto. Fine anno da Guido. Sì, 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 dobbiamo far fine anno da Guido, che è cambiato tutto. Andiamo. Ci siamo? Siamo pronti? No. Spacchiamo le gomme. Qua c'erano le mucche. Ciao mucca, ciao. Perdona. Lo Stelvio! Questo è lo Stelvio, vedi? Siamo riscesi giù a Formia, praticamente da su al rifugio a qui c'è una differenza di 5 gradi, sopra stavamo a 12, anzi di più, sì, no, 12, qua stiamo a 16 e mezzo circa. Incredibile, cioè qui è estate no, ma comunque è primavera. Boh, adesso ce ne andiamo a mangiare
da Guido, la mozzarellina e poi rientriamo e chiudiamo così l'anno con questo giretto. Allora, lasciamo Gaeta, riprendiamo la flacca con molta attenzione perché qua ci stanno tanti velox. Eccoci qua. È cambiato tutto. Ok, noi siamo arrivati, ecco qui, a mangiare da qui. Rifugio? Porino, rifugio? Pornito. C'eravamo già stati sopra Formia, sopra al Cucuzzo di Formia, stava una differenza di gradi incredibile, sopra 12, come siamo riscesi 17. Ti sbrighi che c'ho fame però, eh? No, andiamo. Su, andiamo. No, vai. Andiamo, Ciccio sta dentro, poi vado, ci assediamo e poi vado. Per me è uguale, perché vabbè, una volta sono venuto. Sono venuto pure qua, però. Vedi un po' Ciccio, là. Oh, ma ti sei messo a manetta praticamente? Modalità stealth. Ti sei messo a manetta, come stai? Ma io ho GS, mica un RT. Oh, esatto. Faccio prima. Esatto, l'hai detta giusta. Caffettino. Andiamoci, pigliamo il caffè. Ciao. Lui è Antonio Cicciarelli. Ciao Daniele. Ciao. Pigliamoci questo caffè, va. Finalmente mi hai staccato un attimo. Sì. Ma hai mangiato? Due fette di cosa? Da arrosto di pollo? E un pezzettino di pane integrale. Il vino te l'hanno dato stavolta? No. Ma dove? Prima a casa. Sì, al volo. Andiamo, pigliamo caffè, va. Allora, abbiamo fatto il pranzetto da Guido, che è praticamente... La piana di Santa Costa. Bravissimo, che è praticamente quello là, quello con la moto blu, quella è una Yabusa Suzuki, a Yabusa. Praticamente questo è il video di fine anno, vero Ciccia? Certo, oggi è 28 dicembre, giornata spettacolare, ci sono 18 gradi e con il sole che era un mare calmissimo. Siamo andati anche questa mattina in collina. Certamente al rifugio Pornito. In altura siamo andati. E comunque da lì la vista, devo dire che sì, anche se c'era un po' di... C'era un po' di foschia, però. Era veramente bello. Bellissima giornata. Differenza di gradi sopra, da su e giù, 6 gradi. Sopra, 17-18. Sì. E tu che dici? Secondo te è andata bene? Un bel paesaggio. Sì, Vabbè, allora praticamente... Al mare si vede. Però. Buon anno a tutti. Si vede il mare, poi bene al mare. Ma al mare si vede, però. Diciamo, a questo punto ci rivedremo sicuramente nel 2023. Ci vediamo l'anno prossimo. La moto nel 2023. L'anno prossimo non è detto, però, No, a me è detto che devo andare al lavoro. Quindi. A te è detto. Vabbè, a me non è detto. Con Cicciarelli ci vediamo l'anno prossimo. Nel 2023, io ormai è l'ultimo giorno libero. Con Maurizio. Un po' prima, ma ha detto che mi deve portare in un posto nuovo. Che regione è? Non mi fido. In Abruzzo, però. Non ci porto. Che regione è? Abruzzo? Abruzzo non ci siamo mai stati. In Abruzzo non ci siamo mai stati. Maurizio, devi andare, vai in Abruzzo. Della Magna, ci della Masseta, ci della Mambriaga. No. No, questa volta no. Sono l'unico che ha pigliato la birra. Mi porto in panino. Tutta acqua. No, non ci fermiamo. Vabbè, allora, buon anno a tutti e dai, speriamo che sia una buona fine e un buon inizio. Bene, salutate. Buon anno. Saluta Marie. Ciao. Buon anno. Ciao. Allora, adesso chiamiamo il presidente perché... Ho fatto fare due risate, che l'amico mio. Mi ha cercato. Ovviamente l'hai beccato. Ho fatto il...
due tielli ne hai fatte? Sì. Quella che c'è? Poppo? Una col poppo e una con le cipolle. Eccolo, è libero, è libero. È libero. È libero. Scusi, presidente? Buongiorno. Ah, tu? Ah, la segretaria, sì. Ma c'è il presidente? Presidente, chi è lei, scusi? Io sono Latini, no? Latrini? Latrini, sì. Latrini da dove? Mi hanno detto da Sperlunga, Gaeta, Sperlunga, Gaeta, Piana di Sant'Agostino, ma tu qua ci siamo stati. Sperlunga è bello, ci sono stato col cane, la mia segretaria. Va bene, mi dica, sono io il presidente, avevo fatto finta di essere la mia segretaria. Hai fatto finta. Senti, no, mi diceva Maurizio, sì, che mi cercavi, che cazzo vuoi? Morto, non parla più. Pronto? Pronto? Me l'hai ammutato. Lui si offende, quando gli dice le parolacce si offende. Allora, che dici? Parliamo? Pronto, buonasera, sono presidente, chi è lei? Mi passo il presidente, appena in linea. Sì. Pronto, sono io, ecco che c'è. Che mi dici? Che mi dici? Ascolta, la tua di che anno è? Quanti chilometri c'ha quando l'hai presa? Ma che, il cane? No, ma quale cane? La moto. La mia è del 2018. Ah, 18, cazzo, l'hai pagata cara pure. Ho pagata 16 e mezzo. Chilometri? Quando l'ho presa ne aveva 11.000. Buono, 2018 è l'ultima 1200 praticamente. Esattamente sì, full optional, full. È quella, c'è la radio, ce l'hai? Certo che ce l'ho. E la senti? La sento sempre. E come cazzo fai a sentire la radio? Come fai? L'accendi e la senti. Ma la senti col casco o senza casco? Col casco si sente fino a 130. Ok, va bene. Cazzo, 11.000, dove l'hai trovata? 11.000 km. A Marino, Motofollia, a Marino. Culo, che culo, ha avuto culo? Se, vabbè, 16.5 è il prezzo suo, e anzi qualcosina in più forse, no? Sì, beh, ma no, ci ho ridato pure la Ducati, Io praticamente ho mosso 2.000 euro per prenderla. Senti, ma meglio la 1200 o la 1250? Guarda, la 1250 io l'RT non l'ho provato, ho provato solo il GS. È un motore un po' più spinto, però, ma ti dico, non ci manca, a questa non ci manca niente. No, più o meno sono uguali, mi dicono che sono un po' sì, uguali. Sì, più o meno sono uguali, sì, è vero. Ma poiché ci arrivi per terra? Io sì, abbondantemente. Tu sei alto, e quanto è alta la sella, lo sai? Mi sembra che sta sugli 85, 84, 85. Però io la metto più alta, però se tu la abbassi stai, certo, mi sembra 80. Certo. Vabbè, dai, no, vedo, devo vedere, devo guardare, devo fare. Adesso io ti sto riprendendo, solo con la voce, sì, chiaramente. Anzi, sto riprendendo il telefono e poi ti metto sul video di fine anno, perché stiamo a fare un giro per fare il video di fine anno. Quindi se vuoi dire qualcosa di intelligente è il momento giusto. Qui lì sul lago ci sono i miei due colleghi che sono gemelli, dicono che sarà molto difficile che io dica qualcosa intelligente. Infatti l'ho detto apposta, se vuoi dire qualcosa intelligente altrimenti silenzio. Allora, sono zitto che me. Senti, ma il signore che avete portato con voi, che c'è la Ducati, no? Sì, Antonio Cicciarelli, Antonio di nome e Cicciarelli di cognome, sta qui di fronte a me. Ma quanto è alto? Lui è alto parecchio assai. 1,91. E come me? Ma come non è possibile? Cioè, scusa, Morini è più alto di lui? No, Morini no, se tu vedi da prospettiva è più largo, ma non è più alto. Vabbè, dai, ti lascio, vi dai, lascio. Dai, fate buon anno, buon ciao. Grazie, ciao. Saluta tutti, un abbraccio, se non ci vediamo buon anno. Ciao. Ciao, caro. Ciao a tutti, ciao Morini. Ciao, bello, ciao. È un matto, il presidente è un matto.